Ciao a tutti, oggi siamo qui a parlarvi del testo unico sugli stupefacenti. E perché siamo qui a parlarne? Perché nel 2006 appunto il governo di centrodestra ha emanato una legge altamente repressiva, la cosiddetta Fini-Giovanardi, che equiparava le droghe pesanti alle droghe leggere, stessa punibilità. Cosa è successo? È successo che nel 2014, quindi a 8 anni di distanza da questa legge, è stata dichiarata incostituzionale. Dopo la pronuncia della Corte, quindi, cosa è successo? È successo che è rivissuta la cosiddetta Iervolino Vassalli, che differenziava tra droga pesante e droghe leggere, a parte appunto il comma 5 dell'articolo 73, ovvero i fatti di lieve entità. Cosa ha proposto il Movimento 5 Stelle? Ha proposto di differenziare i cosiddetti fatti di lieve entità, ovvero il piccolo spaccio, tra droghe pesanti e droghe leggere, in linea appunto alla legge. Quindi noi abbiamo previsto una punibilità differente per le sostanze riguardanti cocaina o eroina che uccidono di fatti i nostri giovani e cannabis. Altra proposta del Movimento 5 Stelle è stata quella di rendere possibile la coltivazione di 4 piantine di cannabis che potranno essere usate anche ad uso terapeutico. In questo senso noi vogliamo anche dare un colpo alla criminalità organizzata che gestisce il commercio di queste sostanze in modo illegale. Cosa è successo invece? Il governo Renzi-Giovanardi, pur di non differenziare le condotte tra eroina e cannabis, ha di fatto abbassato la punibilità da 1 a 5 anni a 6 mesi a 4 anni per tutte le sostanze. Quindi ha dato un doppio messaggio. Primo, che lo spaccio di eroina è equiparato allo spaccio di cannabis, facendo un regalo alla criminalità organizzata e dando un pessimo messaggio ai nostri giovani, ovvero che la eroina e la cocaina sono uguali alla cannabis. E due, appunto, ha posto la questione di fiducia in aula, non aprendo il confronto con la stessa maggioranza che era divisa in aula, e quindi appunto ha posto la questione di fiducia chiudendo il dibattito. Ma non solo, i colleghi del PD in commissione, alcuni ci hanno dato ragione perché volevano la differenziazione, alcuni hanno detto di essere favorevoli alla coltivazione, ma poi l'ipocrisia l'ha fatta da padrone, infatti votano tutti allo stesso modo, continuando ad essere dei perfetti ipocriti e riempendosi la bocca di cannabis, prima nei sui social network e sulle TV o sui giornali, e poi votando contrario alle proposte del Movimento 5 Stelle. Questo è quello che succede qua dentro.